abbiamo in collegamento telefonico, ora mi fanno segno di sì, dovremmo avere in collegamento telefonico l'amministratore del Catania, Pietro Lomonaco. Buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio. Faieta, mezzala. Esattamente, direttore. Chieti. Esatto, esatto. Catania. A Catania era famoso per, non tanto per il calcio, anche per altre cose, però... Bravino, che cosa bravino. Faceva il suo giovane? No, niente, era bravo. Era cioè, cominciamo un po'. Direttore, intanto... Era TBP? Esatto, esatto. Testa vuota a perdere? Esatto, esatto. Direttore, intanto le facciamo gli auguri. Vabbè. Ovviamente di buona Pasqua e speriamo che abbia passato. Buona Pasqua ormai è finita. E ormai è finita, però valgono lo stesso. Passata usando, passata la festa. Intanto però quello che le vorrei chiedere, noi stavamo parlando della prossima partita ovviamente di Catania-Juve Stabia, è una grande occasione sia per come si è evoluta la classifica sia perché si torna a giocare al Massimino. Che risposta si aspetta dai tifosi per questa gara? No, insomma, è una grande occasione, io tutti questi termini, noi sappiamo perfettamente che, ma lo sapevamo anche prima, e ci siamo incamminati in questo percorso. Noi abbiamo sempre detto che fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata noi non molleremo una virgola. Quella con la Juve Stabia è un'altra tappa, è una partita durissima, presumo che a livello di difficoltà tutte e tre le contendenti per la vittoria finale abbiano degli scontri duri. Noi, il Lecce a Reggio Calabria e il Trapani a Francavilla, e noi chiaramente contro la Juve Stabia. È una squadra giovane, fresca, aggressiva, dinamica, è una squadra che non dimenticate che appena qualche settimana fa è andata a espugnare il campo del Lecce, e quindi è un impegno arduo. Di contro noi dobbiamo mettere sulla bilancia quelle che sono le nostre caratteristiche. Noi in questo momento siamo una squadra. Siamo una squadra che sa perfettamente che gli restano 5 partite e vanno giocate una per una, cercando di prendere il massimo da ognuna. E quindi l'affronteremo con tutto il rispetto, ma con tutta la forza possibile. Io ho spiegato nei giorni scorsi e continuo a dirlo, noi non dobbiamo vincere questo campionato, noi lo vogliamo vincere, c'è una differenza che chi la capisce sa perfettamente a cosa ci riferiamo, e sono sicuro che anche la nostra gente vuole vincere questo campionato. Quindi in queste ultime partite più che mai ne abbiamo 3 in casa, abbiamo bisogno della gente di Catania, ma su questo io non ho dubbi che la gente risponderà presente a questo evento. Direttore, lo scorso gennaio, in periodo di mercato, si parlava tanto di un Catania che forse aveva bisogno di un attaccante e quant'altro. Lei un attaccante poi l'ha preso, ovviamente sto parlando di Brodic e soprattutto del ritorno di Max Barisic, che si sta rivelando una pedina fondamentale, però ha puntato sugli uomini che aveva. Uno di quegli uomini è Davis Curiale, che già a fine marzo, comunque ad aprile, ormai i primi giorni di aprile, Davis Curiale è a quota 14 gol, un traguardo che era difficile Davis aspettarsi, non vedevamo da un po' una vera prima punta a Catania. Davis Curiale Ma è Davis la vera prima punta a Catania. Doveva venire già l'anno scorso da noi, e poi non si è trovata l'intesa, ma già l'anno scorso lui doveva venire da noi. È un attaccante che, io dico sempre, è un combattente di razza, è uno che veniva da un paio d'anni un pochino in chiaroscuro, quindi aveva bisogno di fiducia per potersi rilanciare. Lui sta rispondendo, ma al di là dei gol, dando il suo contributo di lotta. Lui è un guerriero, e io gli dico sempre, un guerriero che dentro di sé c'ha un gattone. Ogni tanto il gattone vuole vincere sul guerriero e cerca di venire fuori, ma il DNA è quello del guerriero, quindi lui sta dando un contributo
di grande sostanza, ma direi anche gli altri. Io non cosa bisogna andare a fare al momento che decidiamo di riprendere la strada di casa, il 4-3-3, abbiamo lavorato su quelli che erano gli esterni per dare più soluzioni. Abbiamo preso Caccavalla, abbiamo fatto rientrare Barisic, e devo dire che queste scelte si sono rivelate fino a questo momento positive. Non dimenticate che è da gennaio che praticamente facciamo a meno di due titolari come Russotto e Caccavallo. Sì. Quindi il fatto che si continua a lavorare in un certo modo e avere un certo rendimento vuol dire che questo organico nella sua interezza per qualità generale si conferma che è l'organico più forte di questo campionato. Direttore, vediamo, credo che Max Licari le voglia fare una domanda. Sì, direttore, le vorrei chiedere una riflessione sulla condizione atletica della squadra. Perché il Catania è venuto fuori probabilmente, anzi sicuramente, nel momento giusto della stagione. E lo si vede soprattutto a centrocampo, perché è vero, come diceva lei, che con questo nuovo assetto e soprattutto i due esterni alti, giovani e molto, molto veloci, molto atletici, sicuramente hanno dato un grande contributo. Ma a centrocampo ci sono tre, fra virgolette, no, senatori che hanno anche una certa età e che invece dal punto di vista atletico stanno veramente sbocciando. Lodi, Biagianti, lo stesso Mazzarani stanno giocando benissimo, oltre dal punto di vista tecnico, e lo sapevamo, ma anche dando un contributo importantissimo sotto il profilo atletico. Intanto ti saluto, Max. Allora, il concetto è questo. Praticamente abbiamo aggiunto a un facitore di gioco, ne abbiamo aggiunto un altro. Ora abbiamo due facitori di gioco in mezzo al campo che sono Mazzarani e Lodi, con la copertura di un giocatore duttile tatticamente, intelligente, che gli dà le coperture giuste e il giusto contributo anche agonistico là in mezzo. È chiaro che pompando gioco mette in funzione gli esterni più frequentemente. Gli esterni vanno dentro e creano dei pericoli. Quindi l'equazione è semplicissima. Oggi il Catania pompa gioco, è una squadra che sa resistere agli attacchi avversari, in questo è stata importante anche la chiusura della cerniera difensiva con Blondet terzino destro, e oggi la difesa nostra è in grado di affrontare qualsiasi attacco. È una difesa, e per difesa io non intendo solo i quattro che hanno giocato, ma intendo anche Tedeschi, intendo anche Esposito, intendo anche Semenzato, intendo anche Porcino all'occorrenza, quindi è una difesa di assoluto livello alto, e quindi tutte queste cose si sono rivelate delle note positive. Ma ripeto, la cosa più rimarchevole è che questa è una squadra, oggi è una squadra disposta a morire, disposta al sacrificio, disposta alla lotta, e questi sono fattori che in questo campionato non puoi dimenticarteli. Gianpaolo. Sì, direttore, buon pomeriggio. Gianpaolo Montinelli. Sì, ciao, Paolo. Nella legge dei tre punti, i pareggi continui del Lecce azzerano completamente il vantaggio con le sconfitte del Catania. Nel senso che si sono ribaltate le cose, perché ogni allenatore, ogni società maledice quando diventano più di tre pareggi in una stagione, perché equivalgono a sconfitte, così come sta accadendo in questa fase del campionato. Poi l'ultima considerazione è il Matera, la vera problematica fra le cinque partite, con Gaetano Auteri come allenatore. Io intanto vi dico che questi discorsi, il numero di pareggi, il numero di vittorie, il numero di sconfitte, lascia nel tempo che trovo. Io dico solo si dovrebbe perdere il meno possibile in un campionato, ma un campionato lungo e un campionato difficile, l'insidia è dietro l'angolo. La forza sta nella capacità di sapersi rialzare dopo un passo falso, e in questo il Catania ha dimostrato di avere carattere, e lo fa continuamente, fermo restando che scivolare possono scivolare tutti. È scivolato diverse volte il Trapani, è scivolato il Lecce, siamo scivolati noi, quindi si
diciamo che non c'è niente di nuovo sotto il sole, come si suol dire. L'impegno più duro è quello di lunedì, innanzitutto, perché quello che viene prima è perché giochiamo contro una squadra in salute. Non inganni la sconfitta casalinga contro il Cosenza, ma le cronache parlano di una Juve Stabia meritevole di ben altro. Quindi è il primo impegno, quello che è difficile, per sottacere poi dell'impegno, lo scontro diretto con il Trapani, quindi come si fa a dire Matera? No, partite sono difficili, ce le abbiamo difficili noi, ce l'hanno difficile loro, quindi vanno giocate una alla volta, avanti il prossimo. Direttore, la ringraziamo per il suo tempo, direi che possiamo unirci al coro su un invito ovviamente ai tifosi del Catania, quindi lunedì di venire allo stadio e per assistere alla partita e soprattutto per supportare la squadra rossa-azzurra. Tutti allo stadio. Tutti allo stadio. Forza Catania. Arrivederci. Grazie mille.